Salve a tutti e bentornati su un nuovo video dell'Uncinetto d'Argento. Se siete dei nuovi iscritti o è la prima volta che vedete uno dei miei video, vi do il benvenuto sul mio canale. Il tutorial di oggi era tantissimo che volevo portarvelo perché è la risposta a una richiesta molto importante che tantissime di voi mi hanno fatto, sia sulla pagina Facebook sia in privato. Come applicare la rete a una borsa già fatta? Questo perché in moltissimi tutorial vi viene chiesto di attaccare il fondo borsa già a una rete e di lavorare intorno alla rete stessa, cosa che per molte di voi mi avete detto vi risulta molto scomoda. Oppure vi è capitato magari nel corso del tempo di rendervi conto che una borsa che avevate già terminato aveva bisogno di essere irrigidita e non sapevate come fare. Così ho creato questo tutorial in risposta a questa esigenza. Vedrete quindi come attaccare una rete ed è un metodo che potrete utilizzare per tantissime borse, ovviamente non pochette ma borse diciamo a sviluppo verticale. Vi farò inoltre vedere questa bellissima lavorazione che forma queste trecce di rilievo lungo il corpo della vostra borsa e vi vado a mostrare in anteprima questi bellissimi fiori necopelle e brillantini che mi sono stati mandati dalla mia amica Fata Morgana per mostrarveli in questo tutorial. Io li trovo veramente bellissimi. Ovviamente, come potete vedere, la borsa al momento non è stata foderata perché appunto stiamo parlando di come applicare una rete. Per la fodera c'è un mio video apposito che vi lascio nell'info box, però potrete vedere tutti i passaggi per poter realizzare questa borsa, aggiungendo poi ovviamente anche la fodera seguendo l'altro tutorial. È una borsa che, come vi ho detto, mi piace tantissimo e non vedevo l'ora di portarvi. Spero che questo tutorial vi piaccia e non mi perdo più in chiacchiere, vi lascio alla lista dei materiali. Quali sono i materiali che ci servono per il nostro progetto? Partiamo sicuramente da un fondo in ecopelle. Io ho scelto questo color cuoio, è un fondo ovale classico per realizzare borse. Ho scelto di abbinarvi manici in resina color viola bianco, c'è questa leggera sfumatura tra i due colori che crea un effetto molto particolare. Utilizzeremo del cordino Taisuan color Bordeaux da circa 500 grammi e andremo ad abbellire la nostra creazione utilizzando questi bellissimi fiori in ecopelle brillantini che ho già mostrato sulla mia pagina Facebook in un piccolissimo video di anteprima. Questi fiori sono fatti in diverse tonalità. Io per questa borsa ho scelto quella rosa e quella nera, abbinata ovviamente anche alla sua versione non brillantinosa, cioè semplicemente in ecopelle nera. Per fissare questi fiori alla nostra borsa useremo delle piccole borchette con alette in color argento, se così vogliamo chiamarlo, che ci permetteranno appunto di fissarli al corpo della nostra borsa. Avremo poi bisogno di un ago tirafettuccia e utilizzerò un uncinetto numero 3. Ma il vero protagonista di questo tutorial sarà la rete che utilizzeremo per andare a rendere più rigida la nostra borsa. In questo caso è una rete con una maglia da 10 mm che potete acquistare dai fornitori di materiali per borse o nei negozi di ferramenta. Tutti i materiali che vedrete utilizzati in questo tutorial sono della mia amica Fata Morgana, che vi invito ad andare a vedere su Facebook, soprattutto per scoprire le varianti di colore di questi bellissimi fiori e di questi stupendi manici. Cominciamo il nostro progetto partendo dal fondo. Come vedete, è uno dei classici fondi per borsa. Io ho scelto questa variante color cuoio che mi piace moltissimo e va di moda sia per l'estate sia per l'inverno. Come procederemo? Vi faccio prima una piccola panoramica. Allora, andremo a lavorare il fondo della nostra borsa facendo due maglie basse in ciascuno dei fori, tranne che nei quattro fori degli angoli, questi e questi, dove faremo tre maglie basse in ciascun foro. Questo lo dico per chi sa già fare questo passaggio e vuole andare direttamente al giri di lavorazione successiva. Come sempre utilizziamo un uncinetto numero 3 e prendiamo il nostro filato. Una volta fatto il cappio al nostro filo, iniziamo la lavorazione dal lato corto del nostro fondo. Quindi andiamo ad entrare con l'uncinetto all'interno del foro centrale, in questo modo, e portiamo fuori il cappio. Così. In questo modo lo andiamo a fissare facendo una catenella. E faccio una seconda catenella che andrà a sostituire la prima maglia bassa della nostra lavorazione.
Poiché dobbiamo fare due maglie basse in ogni foro, vado a rientrare nello stesso foro e faccio una seconda maglia bassa. Quindi entro dentro, porto fuori il mio filo e chiudo facendo una maglia bassa. Dovrò realizzare due maglie basse in ogni foro, tranne che in questo foro, che è quello dell'angolo, dove farò tre maglie basse. Siamo arrivati all'angolo dove facciamo 3 maglie basse, quindi andiamo ad entrare semplicemente per 3 volte all'interno di questo foro. No. 2, 3. Nei fori successivi, fino ad arrivare nuovamente all'angolo, facciamo 2 maglie basse in ogni foro, 3 maglie basse nel foro dell'angolo, 2 maglie basse, 3 maglie basse nel foro dell'angolo, 2 maglie basse, 3 maglie basse, e andiamo così avanti con altre 2 maglie basse in ogni foro fino alla fine del giro. Una volta terminato tutto il giro a maglie basse, andiamo a chiudere la nostra lavorazione facendo una maglia bassissima nella prima catenella che abbiamo fatto, se vi ricordate, quando ci siamo agganciati al nostro fondo per fare la prima maglia bassa. Come mi aggancio, faccio una maglia bassissima, quindi vado ad entrare all'interno, porto fuori il filo e chiudo direttamente con una maglia bassissima. A questo punto faccio una catenella e devo fare un primo giro per tutte le maglie che mi si presentano di maglia bassa in costa retro. Come vi ho già detto diverse volte, la maglia bassa in costa retro non è altro che una maglia bassa lavorata nella costina più esterna della vostra lavorazione. Quindi non entrerete così con l'uncinetto, ma andrete ad entrare qui nella costina più esterna. Quindi prendo il filo e faccio una maglia bassa e continuo così, prendendo solamente la costa retro, fino alla fine del giro. Terminato il giro in costa retro, vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima catenella che ho lavorato per iniziare il giro. Faccio un'altra catenella e faccio un giro di maglia bassa normale lungo tutto il mio lavoro e chiudo il giro come vi ho appena fatto vedere. Quindi il prossimo giro è di maglie basse normali. Quindi prendo entrambe le costine del mio lavoro e faccio maglie basse. Una volta chiusa con una maglia bassissima il giro di maglie basse normali, vedete che già la nostra borsa inizia a girarsi verso l'alto e inizia la vera e propria lavorazione del nostro punto. Per prima cosa facciamo una catenella, perché ogni volta che chiudete il giro con una maglia bassissima, per iniziare un nuovo giro dovete fare sempre una catenella. Il punto che ho scelto, spero di non sbagliare la pronuncia, l'ho scoperto girovagando su Instagram. E si chiama appunto Jacob's Ladder o punto treccia, se così vogliamo definirlo. È un punto che creerà, come avete visto all'inizio del video nelle immagini di apertura, un motivo a treccia lungo il corpo della nostra borsa. Io l'ho visto fare su una coperta e ho provato ad adattarlo per fare una borsa. Che cosa c'è da dire su questo punto? L'intervallo tra i punti bassi, perché è un punto che si compone di punti bassi, e la lavorazione con la treccia potete sceglierlo voi, cioè potete fare due maglie basse e un punto treccia, tre maglie basse e un punto treccia, quattro maglie basse e un punto treccia. È un punto che si presta a quello che è la vostra fantasia. Io nel mio caso cercherò di fare quattro maglie basse e un punto treccia, alternato così per tutto il corpo della mia borsa. Quindi di che cosa si compone appunto questo punto? Di maglie basse, catenelle, quindi due punti più semplici e più conosciuti da chi fa uncinetto, ed è uno dei motivi per cui ho scelto di portarvi questo punto.
Cominciamo quindi facendo 4 maglie basse nelle 4 maglie successive. E a questo punto dobbiamo fare delle catenelle semplici. Facciamo 10 catenelle. Una, due, e andiamo ad agganciare le nostre 10 catenelle nella maglia bassa successiva. Quindi prego il mio uncinetto, qui è dove ho lavorato le catenelle, vado nel punto successivo e faccio una maglia bassa. Ecco, in questo modo ho agganciato le mie catenelle al corpo della borsa e vado a fare di nuovo 4 maglie basse. A questo punto rifaccio di nuovo le mie 10 catenelle. Vado nella maglia bassa successiva a chiudere le mie catenelle con una maglia bassa. Ecco qui, vedete? Questo è l'inizio della lavorazione e continuo così fino alla fine del mio giro. Sono arrivata quasi alla fine del mio giro. Qui ho fatto 4 maglie basse, vado a fare l'ultima riga di catenelle. Vado nella maglia bassa successiva, quindi qui, e mi aggancio con una maglia bassa. Ecco, vedete che qui davanti ho praticamente terminato il giro e devo fare la mia maglia bassissima nella prima catenella che abbiamo lavorato inizio giro per chiudere il giro. Quindi entro e faccio la mia maglia bassissima. In questo modo, alternando, come vi ho detto poco fa, 4 maglie basse, 10 catenelle, 4 maglie basse, 10 catenelle, abbiamo praticamente coperto tutta la superficie della nostra borsa. Il giro successivo, che ovviamente iniziamo con una catenella, è invece un giro di maglie basse semplici, senza lavorare le catenelle. Cioè, io qui adesso ho 4 maglie basse, quindi vado a fare 4 maglie basse. Qui vedete abbiamo le catenelle. Io che cosa faccio? Salto le catenelle e vado a lavorare la maglia bassa nel punto in cui mi sono agganciata con l'uncinetto. Quindi passo praticamente sopra alle mie catenelle che metto in questa posizione. Questa è la maglia bassa con la quale ci siamo agganciati. Quindi entro qui e faccio una maglia bassa. In questo modo andiamo praticamente, vedete, a chiudere il passaggio che si era creato quando abbiamo fatto le catenelle. Lavoro le maglie basse successive e vi faccio rivedere questo passaggio ancora una volta. Importantissimo, questa è la maglia bassa dove abbiamo iniziato a fare le catenelle. Anche questa va lavorata, quindi entro qui.
Mi avvicino un po' per farvelo vedere meglio. Qui vedete abbiamo le catenelle e qui c'è la maglia bassa dove ci siamo agganciati. Quindi io metto giù le mie catenelle, entro con l'uncinetto nella maglia bassa che abbiamo utilizzato per agganciare le catenelle al corpo della borsa e faccio una maglia bassa, chiudendo così il passaggio tra le catenelle. Con questo metodo facciamo tutto il giro del nostro corpo della borsa. Come vedete, sono arrivata alla fine del giro e vado a fare la mia maglia bassissima nella prima catenella che ho lavorato e faccio una catenella per iniziare il nuovo giro. Il nuovo giro non è altro che una ripetizione del primissimo giro che abbiamo fatto, quello per creare le catenelle. Non dobbiamo quindi far altro che ripetere alla stessa distanza la lavorazione con le catenelle. Avendo fatto in questa parte del giro 4 maglie basse e le 10 catenelle, vado semplicemente a rifare la stessa cosa. Quindi farò 4 maglie basse, e vado a rifare le mie 10 catenelle. Che vado ad ancorare come abbiamo fatto prima nella maglia bassa successiva, con una maglia bassa. Ecco qui, vedete, praticamente si crea un'altra lavorazione a catenella sopra quella che abbiamo già lavorato. Io ora faccio altre 4 maglie basse. Ecco, a questo punto possiamo iniziare a intrecciare. Che cosa faccio? Prendo le catenelle che ho appena lavorato, quindi quelle del giro di sopra. Tolgo un attimo l'uncinetto per farvi vedere meglio e le vado a far passare all'interno di quelle del giro sotto, quindi faccio questo così e tiro su. Ecco qua, vedete, praticamente il giro di sopra entra nel giro di catenelle di sotto e sale verso l'alto. In questo modo si crea il motivo a intreccio. Adesso che cosa devo fare? Non devo far altro che continuare qui. Devo fare l'ultima maglia bassa, giro di catenelle, 4 maglie basse, giro di catenelle e completare il giro. I giri successivi non sono altro che un'alternanza tra questi giri con le catenelle e il giro a maglia bassa perimetrale che serve a chiudere le catenelle. L'intreccio tra la catenella del giro sotto e quella del giro sopra potete già farlo adesso o se vi viene più comodo, lasciate così, terminate il giro con le catenelle. Fate il giro di maglia bassa per chiudere, a quel punto intrecciate. Continuate ad intrecciare in questo modo per tutta la vostra borsa. Io poi vi scriverò nel test, nel video, quanti giri più o meno ho fatto e quanto sono salita in altezza e vi faccio poi vedere come chiudere il tutto, perché questa parte di lavorazione serve per fare il corpo della borsa. Per chiudere c'è da fare un piccolo passaggio. Io adesso cerco di avvicinare per farvelo vedere meglio, così che possiate capire. Quindi, continuate il vostro giro con le catenelle, giro di maglia bassa per chiudere, giro con le catenelle, giro di maglia bassa per chiudere per tutto il corpo della vostra borsa. Quando e se volete iniziate ad intrecciare, potete anche intrecciare alla fine del lavoro, perché non cambia niente. Queste catenelle, vedete, sono indipendenti dal corpo della nostra borsa, quindi potete anche lavorare tutto senza iniziare a intrecciare. Ci vediamo alla fine degli ultimi giri di lavorazione con le catenelle per farvi vedere il giro di chiusura e terminiamo la nostra lavorazione insieme. Ed eccoci di nuovo alla nostra lavorazione. Io sono andata un bel po' avanti, come potete vedere, ho raggiunto circa 19-20 cm di questa lavorazione con la treccia e per venirvi incontro
vi dico che ho realizzato circa 13 anelli di catenelle, contando dal primo all'ultimo che ho realizzato quassù. La scelta di aver utilizzato un uncinetto numero 3 è dovuta al fatto che, come potete vedere dall'immagine, senza che io la tocchi, la borsa mantiene già la sua forma in verticale. Ovviamente, quando metteremo la rete sarà assolutamente perfetta. Quindi la mia scelta di usare l'uncinetto numero 3 è dovuta al fatto che voglio già che la borsa abbia una sua forma un po' definita. Voi ovviamente potete utilizzare anche l'uncinetto 3,5 se avete difficoltà a lavorare il cordino con l'uncinetto numero 3. Ma passiamo al giro, diciamo, di chiusura delle nostre trecce. Io all'inizio avevo pensato di, quando preparavo il progetto della borsa, di arrivare fino in cima con il motivo a treccia. Poi ho detto, se voglio aggiungere i fiori e voglio metterli in punti un pochino più carini, farò un po' di lavorazione a trecce e poi farò dei giri molto semplici a maglie basse per andare ad enfatizzare poi questo motivo. Diciamo che voi potete anche, ad esempio, lavorare tutta la fine della vostra borsa, diciamo intorno ai 20-25 cm, e terminarla con il giro che vi sto facendo vedere adesso e qualche giro di maglia bassa normale. Se invece volete continuare la lavorazione come ho fatto io, vi faccio vedere il giro conclusivo per chiudere le catenelle e quanti giri di maglia bassa normale, maglia bassa in costa rete andrò a fare per poi attaccare i nostri manici. Quindi vi faccio rivedere un momento come si incastrano tra loro le catenelle e poi le andiamo a chiudere insieme. Qui vedete, io le ho già chiuse molte, vi faccio rivedere il passaggio. Si prende la catenella di sotto e quella di sopra. La catenella di sopra deve entrare all'interno di quella di sotto, in questo modo, e la catenella di sopra viene tirata verso l'alto, così. E questa stessa cosa faccio per l'ultima qui che ho lavorato. Farò questo per tutte le catenelle che ho realizzato nella borsa, perché una volta che dobbiamo fare il giro per chiuderle, dobbiamo già averle tutte unite. Quindi vi consiglio, arrivata a questo punto, di unire tutte le vostre catenelle per formare il motivo a treccia. L'ultimo giro deve essere il giro di chiusura delle nostre catenelle. Vedete che qui io ho già intrecciato l'ultima. E ho fatto già il giro, diciamo quello conclusivo che vi ho detto dovete fare ogni volta che fate poi il motivo delle catenelle. Quindi dobbiamo arrivare a questa situazione. Io qui ho già fatto la chiusura del mio giro precedente a maglia bassissima e la catenella per avviare il giro. Per bloccare la lavorazione a catenella non dobbiamo far altro che andare a chiudere con un giro di maglie basse ulteriore questo giro e inserire all'interno il nostro anello. Adesso vi faccio vedere come si fa. Quindi vado a lavorare le mie maglie basse come ho fatto per tutti i giri precedenti. Sono arrivata quindi davanti alla mia catenella e ho qui di fronte delle altre maglie basse. Come si blocca il nostro motivo a treccia? Non devo far altro che entrare con l'uncinetto all'interno del cerchio della catenella, così, e andare a fare una maglia bassa nella maglia che mi si presenta frontalmente. Ovviamente devo passare all'interno del cerchio, così, e chiudere con una maglia bassa. Vedete che in questo modo il giro di catenelle rimane bloccato e ancorato al nostro corpo della borsa con una maglia bassa semplicissima. E continuo a fare le maglie basse così come le ho fatte nei punti precedenti. Ora ne faccio un po' per farvi vedere. Ecco qui. Come vedete, ho praticamente agganciato il tutto e non si noterà ovviamente poi l'aggancio della nostra catenella perché proseguiremo poi con degli altri giri. Vi faccio rivedere nuovamente come agganciare il giro di catenelle. Arrivo di fronte alle mie catenelle, allargo un pochino il foro, entro con l'uncinetto, entro nella maglia bassa subito successiva, porto fuori il filo e lo faccio passare all'interno del cerchio delle mie catenelle e chiudo con una maglia bassa.
e continuo con delle maglie basse nelle maglie successive. Ed ecco qui come si va ad agganciare, ovviamente lo dovete aggiustare un pochino anche con le mani, il nostro motivo a catenella alla fine della nostra lavorazione. Continuate così fino alla fine del giro e poi vi dirò come fare i giri successivi. Una volta agganciate le nostre catenelle, ho terminato la lavorazione facendo diversi giri a maglia bassa e maglia bassa in costa retta alternati. In particolare, che cosa ho fatto? Dopo aver fatto appunto il giro per agganciare le nostre catenelle, ho fatto ancora un giro di maglia bassa normale, un giro di maglia bassa in costa retro, vedete che si crea questo motivo così a scalino, 4 giri di maglia bassa normale e un giro di maglia bassa in costa retro per creare questo bordino che è quello dove andremo ad agganciare i nostri fiori. Per agganciare i manici, ve lo dico subito, non si fa adesso perché invece che creare delle spalline per agganciare i manici come si usa fare solitamente per i manici pipocca, io invece ho deciso di cucirli poi direttamente una volta attaccata la rete per dargli maggiore stabilità. Allora, per applicare la rete i passaggi sono veramente molto semplici, dovete semplicemente avere un pochino di cura e concentrazione. Allora, come vi ho detto nella lista dei materiali, io sto utilizzando una rete che ha come maglia un diametro, chiamiamolo così, di 10 mm. Io ho scelto questa un po' più grande perché è quella con cui mi trovo meglio quando devo irrigidire una borsa di grandi dimensioni. Per gli altri tipi di rete e gli altri tipi di termoindurente vi rimando a un video che ho realizzato un po' di tempo fa dove parliamo di rete e termoindurente per farvi vedere la differenza tra questa e la rete più piccola e appunto il termoindurente. Vi dicevo, i passaggi sono molto semplici. Che cosa dobbiamo fare? Allora, noi abbiamo il corpo della nostra borsa terminato, senza nessun tipo di filo attaccato, e dobbiamo semplicemente andare a rivestire con la rete tutto quello che è il nostro bordo interno. Si può fare in due modi: potete armarvi di un metro di quelli da sarta, misurare il perimetro del fondo della vostra borsa, la sua altezza e ritagliare la rete a misura. Oppure, se non avete il metro da sarta e volete fare qualcosa di più veloce, non dovete far altro che prendere la rete e la aprite così sul tavolo. Vedete, io la sto lasciando aperta, diciamo, in questo senso. Vedete, qui c'è la piega, però comunque mantenuta doppia. Vado a prendere il corpo della mia borsa e cerco di metterlo nella posizione che voglio che sia quella finale, o perlomeno cerco di capire quali sono le dimensioni del mio fondo. Quindi considero che sono da qui a qui e guardo l'altezza, quindi più o meno devo arrivare qui. Mi sto lasciando un bel po' di rete di avanzo per praticità. Diciamo che se volete invece non lasciarvi del bordo, potete portare la borsa un pochino più giù, guardate più o meno quanto è l'altezza della vostra borsa, siamo più o meno qui, e iniziamo a tagliare in questo verso. Quindi io adesso con la mia rete doppia taglio per così, questa parte la conserverò magari per un altro progetto. Quindi prendo la misura e taglio. Quando andate a tagliare, vedete, io mi sono fermata, diciamo, a bordo di uno dei quadrati. Vedete, qui lo vedete meglio. Qui ho lasciato le punte e qui ho già tagliato a bordo per evitare di dover tagliare le punte successivamente. Stessa cosa faccio per la rete nella parte sotto. Una volta che abbiamo ritagliato il primo pezzo della nostra rete, che cosa dobbiamo fare? Prendiamo la nostra borsa e mettiamo la rete più o meno in questa posizione. Se da questa parte c'è un grande avanzo di rete, potete tagliarne un pezzettino, non esagerate perché rischiate magari poi di ritrovarvi con delle maglie in meno, quindi procedete sempre per gradi. Io qui ne ho già tagliato un pezzetto, ne ho tagliate più o meno 4-5 maglie e che cosa vado a fare? Vado a prendere la rete così com'è, piegandola leggermente così, ecco, in modo da creare una sottospecie di ovale, la vado a inserire all'interno del corpo della mia borsa. Questo mi servirà anche per capire se ho delle altre maglie in eccesso da togliere. Ecco, e la spingo ovviamente fino in fondo. Vedete che ovviamente c'è un rialzo molto molto grande
e qui la rete si va un pochino ad accavallare. Che cosa faccio? Cerco con le mani, spingendo ovviamente il più possibile, io spero che dall'inquadratura possiate più o meno capire. Vedete, la rete deve arrivare fino in fondo, proprio la spingo letteralmente. Ecco, vedete che qui già sappiamo che c'è un avanzo molto molto grande di rete. Per essere sicure di quanto tagliare, vi consiglio di tirare di nuovo fuori la rete e ritagliarvi questo pezzo, vedete, che è quello che esce fuori dalla nostra borsa, perché noi ovviamente quando mettiamo la rete non andiamo a filo della borsa, ci dobbiamo fermare un pochino prima. Penso che mi fermerò più o meno a questa altezza dove abbiamo fatto la maglia bassissima. La maglia bassa in costa retro, scusate. Quindi io adesso vado a tagliarmi questo pezzo e poi rimetto la rete dentro. Una volta tagliato l'eccesso di rete in altezza, ho tagliato fino a raggiungere più o meno questa riga. Vedete, ho già inserito la rete all'interno del mio corpo borsa. Qui mi avanza molta rete, però per essere sicura di quanta ne devo tagliare, che cosa faccio? Devo fissare la rete al corpo della mia borsa. E che cosa utilizzerò? Utilizzerò delle semplicissime mollette, quelle che si usano per stendere i panni. Quindi che cosa faccio? Metto la borsa nella sua posizione, scelgo uno dei due angoli, così, spingo la borsa fino in fondo. Quando vi dico spingete fino in fondo è perché dovete andare a far appoggiare letteralmente l'ultimo pezzettino della rete a questo punto, che è quello dove c'è il primo giro di maglia bassa in costa retro. Quindi dovete assicurarvi che la vostra rete sia spinta bene fino in fondo. Dopodiché, una volta che siete sicure che la rete è arrivata veramente fino in fondo, scegliete uno dei due lati e fissate così, utilizzando la molletta, la rete al corpo della borsa. Dovete farla aderire il più possibile. Quindi vi consiglio di mettere magari anche più mollette lungo il vostro corpo. Così. In questo modo andiamo a vedere quanta rete in eccesso abbiamo. Qui ovviamente vado ad adattarmi al lato, quindi avendo questo lato mobile posso un pochino tirarlo, così. Ovviamente ricordatevi sempre di controllare che fondo e rete siano nella posizione giusta. Soprattutto dovrete utilizzare più mollette probabilmente nella zona degli angoli perché sono quelli dove vedete tende di più a staccarsi. Una volta fatto questo, vedete io qui ho tantissima rete in eccesso quindi ne taglierò un bel pezzo, dobbiamo passare alla cucitura mantenendo comunque la rete fissata con le mollette. A questo punto, una volta fissato il tutto, vi faccio vedere quanto filato più o meno mi è avanzato una volta realizzato il corpo della borsa. Questa matassina è giusto quantità di filato che ci permetterà di cucire la rete e di attaccare successivamente poi i manici. Quindi diciamo che un sacchetto da 500 grammi vi potrebbe già bastare per lavorare la borsa. Se invece, a differenza di me, avete una mano molto morbida, vi consiglio di acquistare due sacchetti. Quello che vi avanza magari potete utilizzarlo per realizzare una piccola bustina da mettere all'interno della borsa. Quindi io vi segno nell'info box un sacchetto di color Bordeaux. Se volete stare sicuri, acquistatene due. Tutto dipende ovviamente dalla vostra mano. Io lavoro molto stretta, quindi un sacchetto mi è bastato. Per fissare la rete dovremo utilizzare l'ago tiraffettuccia e il filato dello stesso colore che abbiamo utilizzato per realizzare il corpo della borsa. Io ho fatto un doppio nodo alla fine del filo. E lo utilizzo in questo modo perché mettendolo doppio poi risulterà spesso e si vedrà nella parte esterna della nostra borsa. Allora, io vi ho fatto fissare la rete fino in fondo. Potete scegliere di fissarla in due modi. Allora, o fissando dalla parte in fondo e nella parte alta della rete oppure in tre passaggi. Fondo, metà della vostra borsa e parte alta. Io vi faccio vedere solo fondo e parte alta perché la parte centrale, è esattamente identica come passaggi, però avendo una lavorazione così importante, rischiare di andare a rovinarla facendo vedere il filo nella parte di fuori, preferisco fare così. E vi consiglio, se anche voi state utilizzando una borsa, realizzata con un punto molto elaborato, di preferire di agganciare la rete solamente nella parte di sotto e lungo il profilo di sopra. Come si aggancia la rete? Si cuce perché altrimenti non avremo bisogno dell'ago.
Cerco adesso di farvi vedere dall'interno della borsa per quanto mi è possibile con l'inquadratura i vari passaggi. Ecco, qui siamo all'interno della nostra borsa e vedete che più o meno ho fatto combaciare la rete con il primo giro di maglie basse che abbiamo lavorato. Come si procede? Non dobbiamo far altro che, una volta fatto il nodo al nostro filo, andare a scegliere un punto lungo la rete nella prima fila di quadratini, vedete questa, e bypassare con l'ago dall'interno della borsa verso l'esterno e tirare il filo. Vedete che più o meno siamo in questo punto. E tiriamo fuori il filo. Andiamo nella maglia successiva o in quella immediatamente dopo, questo dipende anche dal tipo di lavorazione che avete. Io, avendo fatto maglie basse, vado in quella successiva. Nell'istante in cui sbuco all'interno della borsa, vedete, io cerco di prendere la borsa passando tra un quadratino e l'altro. Ecco così. E vado nel punto successivo raccogliendo con il filo questo pezzettino di rete. Ecco, vedete che praticamente si crea un'asolina che prende tutti e due i quadrati, vedete proprio questa qui. E con questo metodo di entrare e uscire dalla borsa devo fare tutto il perimetro del fondo della mia borsa e una volta arrivata alla fine, cioè nel punto in cui ci siamo agganciati, vi faccio vedere come terminare e bloccare il filo. Ecco, alla fine, come potete vedere, il fondo è stato fissato e sono ritornata praticamente all'inizio, di dove avevo introdotto il filo. Per fermare il filo, non vado a fare altro che fare questo. Lavoro ancora una volta una maglia per prendere questo pezzettino di rete. Una volta passata dall'altra parte, ritorno indietro. E vado praticamente a ritrovarmi sopra al primo punto che avevo lavorato. A questo punto devo fermare il filo, faccio un nodino con lo stesso filo. Ecco qui un piccolo nodo di sicurezza. A questo punto taglierò il filo e farò un nodo con il capietto dello stesso filo con il quale ho iniziato il lavoro. Una volta terminato di agganciare il fondo e aver fatto un nodino con i due fili, non dobbiamo far altro che ripetere la stessa lavorazione per la parte alta della nostra borsa, quindi faremo un nuovo filo con il cappio ed entreremo e usciremo dal corpo della borsa passando attraverso i fori della rete. In questo modo la nostra rete sarà perfettamente fissata al corpo della nostra borsa. Ed ecco finalmente la nostra borsa con la sua rete perfettamente agganciata. Vedete che mantiene perfettamente la sua forma. Io sono molto soddisfatta di questa lavorazione e adesso passiamo al passaggio che non vedevo l'ora di realizzare. E adesso passiamo al passaggio finale, che è quello che non vedevo l'ora di realizzare, perché andiamo ad agganciare questi stupendi manici in resina dei quali io mi sono innamorata. Nell'istante in cui Fata Morgana me li ha fatti vedere, mi ha chiesto se mi piacevano, io le ho detto sì, voglio assolutamente provare questi manici. Allora, i manici li andremo letteralmente a cucire al corpo della nostra borsa. Come faremo? Utilizzeremo come sempre l'ago tirafettuccia e passeremo e usciremo da fuori prendendo anche parte della rete. In questo modo questo tipo di manico non andrà a cedere soprattutto nella sua cucitura. Quindi una volta individuata l'altezza, che io presumo migliore sia questa, vado semplicemente a passare da una parte all'altra con il mio ago. Faccio prima un passaggio così, passando attraverso il foro della rete. In questo caso sto utilizzando il filo doppio perché voglio essere sicura che regga perfettamente e vado proprio a cucire i miei manici. Ovviamente cerco sempre di prendere un pochino di rete e di passare tra un foro e l'altro
il più ravvicinati possibile, in modo da mantenere anche la cucitura molto ravvicinata e un po' più carina anche a vedersi. In questo modo e continuo così, passando come sempre nella rete, a cucire i miei manici. Passerò a mettere la fodera una volta attaccati i manici perché ovviamente con la fodera dovrò andare a coprire questa cucitura, non posso assolutamente metterli dopo. Ovviamente devo stare attenta a non far piegare i fili nel momento in cui li tiro perché l'effetto visivo non è molto bello. Più o meno quando vado a fare il passaggio per rientrare nella borsa cerco sempre di rimanere in punti molto ravvicinati tra loro in modo da evitare che non si crei dello spazio. E proseguo così per ancora un pochino di giri, chiamiamoli così, intorno al manico per fissarlo perfettamente. Stessa cosa farò da questa parte e ovviamente dalla parte opposta della mia borsa. Ed eccola con i nostri manici già attaccati. Io personalmente l'adoro già così come si presenta, ma andiamo a dare quel tocco in più aggiungendo i bellissimi fiori con brillantini che Fata Morgana mi ha dato da provare perché sono una sua nuova esclusiva. Come vi avevo già mostrato all'inizio del video, questi fiori sono dei fiori in ecopelle che si attaccano con l'ausilio di questi piedini borchiette. Semplicemente basta far passare il piedino borchietta all'interno del foro centrale che si presenta per ciascuno dei fiori e semplicemente scegliere la combinazione che più ci piace. Ad esempio adesso ne metterò un paio sicuramente in questa zona e già che ho la rete sfrutterò il fatto di poter aprire il piedino proprio sulla rete, quindi vado a inserirlo e sfrutto la rete per fissarlo una volta che ho aperto i vari piedini. Al momento ho deciso di metterne un pochino qui nella parte alta della borsa, che diciamo è quella che resta un pochino più vuota, ecco. Ne metterò qualcun altro anche da questa parte, magari da un lato quelli più piccoli, da un lato quelli più grandi, ecco. Giusto per dargli quel po' di movimento, ecco, si possono anche attaccare tranquillamente in altri punti della borsa, ad esempio ne potremmo mettere uno qui. Ecco. E grazie all'ausilio appunto di queste piccole borchette si può scegliere se metterli, toglierli in base al proprio gusto finché non si trova la combinazione perfetta. Adesso che cosa mi resta da fare? Non dovrò far altro che creare la fodera per andare a coprire ovviamente la rete e questi piccoli nodi che sono quelli che abbiamo creato nell'istante in cui siamo andati a cucire i nostri manici. E vi posso consigliare, oltre a questo bellissimo viole bianco, che su questo tipo di bordeaux sta molto bene il manico pipocca bianco oppure quello nero. Ovviamente in base al tipo di colore che decidete di utilizzare per il corpo borsa, abbinate poi un manico oppure staccate completamente. Questa è una lavorazione molto romantica, ma che si adatta veramente a qualsiasi stagione, a qualsiasi tipo di borsa. L'ho scelta apposta per questo, per darvi un po' di varietà, ecco. Per quanto riguarda la fodera di questo tipo di borsa, vi lascio nell'info box qui sotto il link al mio video su come foderare una borsa e ve lo lascio anche nella i di informazioni qui in alto in modo che possiate trovarlo subito oppure lo farò scorrere qui in basso nello schermo. I passaggi sono semplicissimi anche per quello, quindi voi potrete fare questa borsa veramente dall'inizio alla fine seguendo i miei tutorial. Io spero che questa lavorazione e questa borsa vi sia piaciuta, io ci tenevo particolarmente a farla. E che dire, grazie per avermi seguito. Se avete domande o volete contattarmi, nell'info box qui sotto trovate tutti i miei contatti, sono sempre a vostra disposizione. Vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!